È stato un peccato, diciamo, poi il secondo tempo finire la partita con due espulsi. Io penso che il primo tempo il Bari ha fatto una grande partita, un buon fraseggio. Abbiamo avuto secondo me 3-4 occasioni nitide dove non abbiamo sfruttato facendo gol. Poi nel secondo tempo chiaramente la partita cambia, però siamo stati sul pezzo, abbiamo rischiato il giusto comunque a giocare in 8 contro 11, contro una squadra del genere è difficile, però la squadra ha tenuto e abbiamo meritato secondo me questo punto qui. Sai, finire in quel modo, iniziare in quel modo non era, diciamo, la cosa giusta secondo me. Infatti poi meno male che è andata così, ma secondo me questo Bari ha iniziato la prima partita di campionato facendo secondo me una grande partita, sia nel primo dove hai messo sotto il Palermo e secondo ti sei difeso bene e ha rischiato secondo me il giusto. Lo spirito, ripeto, deve essere quello, in un campionato del genere lo spirito deve essere quello che ci ha accompagnato, diciamo, lo scorso anno, in un campionato con tante incognite, così difficile, squadre forti, l'umiltà secondo me è la base da dove iniziare questo campionato. Chiaramente quello che posso dire, dimentichiamo presto l'anno scorso, quest'anno è tutto un altro campionato, la batosta lì deve essere un punto di partenza, ci deve dare rabbia dentro e fare un grande campionato, quello che vogliamo tutti. Ma naturalmente i ragazzi nuovi che sono arrivati negli ultimi giorni, noi siamo un gruppo, comunque facciamo sentire subito a loro agio i giocatori, poi chiaramente il mercato c'è un direttore e spetterà a lui se manca o non manca qualcosa. Chiaramente il modulo ti porta ad attaccare con diversi uomini, l'equilibrio, ecco, è un'altra cosa che questa squadra deve mantenere. Però oggi siamo contenti perché veramente abbiamo rischiato poco, non dimentichiamo il Palermo, comunque ha fatto una campagna acquisti che secondo me è tanta roba, oggi veramente il Bari il primo tempo non ha rischiato niente, ha creato tanto, quindi siamo soddisfatti della prestazione, del punto di questa sera.